notizie si hanno di Keyforge? Perché questo silenzio stampa da parte della FFG? E quale sarà il futuro del nostro amato gioco di mazzi unici al mondo? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Di sicuro molti di voi avranno notato un cambiamento nel palinsesto. Si sta parlando molto meno di Keyforge ultimamente, lasciando spazio a contenuti che si rivolgono ad un pubblico più ampio e sempre meno di nicchia. Ebbene, le motivazioni sono prevalentemente due. La prima, più personale, è la scelta di voler variare, trasformando il canale nel primo magazine online in Italia, dove ogni nuovo giocatore di TCG potrà trovare un porto sicuro da dove poter iniziare a gettare le basi per intraprendere una grande avventura in questo mondo. E la seconda, dovuta alla messa in pausa del gioco. In effetti, la decisione di variare è derivata proprio dal fatto che Keyforge sia stato fermato dalla FFG attraverso un comunicato. E parlando anche con i collaboratori che lavorano dietro le quinte del canale, abbiamo convenuto assieme che, dopo tutto il tempo e le risorse economiche e di energia spese per riuscire ad offrire una qualità discreta all'utenza che ci segue, far morire il progetto dell'Arconte del Crogiolo dietro ad un articolo pubblicato su un blog nella speranza di una promessa, insomma, mi avrebbe fatto rodere. Ma non siamo qui per parlare di ciò, bensì di come questo silenzio stampa da parte della Fantasy Flight Games abbia in effetti leggermente stancato. Prima di iniziare, piccola informazione di servizio. Domani, lunedì 28 febbraio, come sempre alle 8 di mattina, verrà pubblicato un inconsueto appuntamento infrasettimanale, in collaborazione con Fantasia Store, dove andremo a parlare di diversi accessori a tema Pokémon, utili agli allenatori che si sfideranno in lotte avvincenti e collezionisti che vorranno acchiapparli tutti. Vi aspetto numerosi. Ed ora, attraverso delle piccole congetture, domandiamo assieme alla FFG. E allora? Andiamo a dargli un'occhiata. È oramai noto all'intera community che in data 10 settembre 2021 l'articolo di blog Down But Not Out ha segnato l'inizio del cosiddetto hiatus, ovvero l'interruzione del gioco a causa della rottura dell'algoritmo che genera gli unici. Nel testo inoltre, per farla sintetica, viene spiegato come gli addetti ai lavori stiano letteralmente lavorando giorno e notte dietro la riparazione del guasto per far tornare lo Unique Deck Game in forma nel minor tempo possibile. Inoltre, la casa americana annuncia grandi cambiamenti e novità in arrivo, come il sesto set Winds of Exchange, con il ritorno tanto atteso di Marte, rilasciando un primo spoiler di uno dei servitori, Borka Rik, dei giganti caotici Brobnar, della comparsa dell'undicesima casa presente sul crogiolo, ovvero i Compact of Equidon, la fazione di mercanti che ha trovato la sua fortuna attraverso il commercio e lo scambio di materie, e annunciando l'inizio della collaborazione con la software house Stainless Games per la creazione della richiestissima versione digitale. Concludendo, ringraziando l'intera utenza della pazienza e invitandoci a rimanere aggiornati per nuovi sviluppi. Ok, nuovi sviluppi. Bene, quali? Dal 10 settembre ad oggi, di notizie su Keyforge ne avremo avute sì e no... zero. Niente, niet, nisba, nada, nessun nuovo sviluppo in vista. L'unico spiraglio di speranza è stato uno spazio sul sito della Stainless dove si annunciava l'arrivo di un gioco di carte collezionabili. Va bene. Inoltre, su Reddit si è parlato di eventuali nuovi sviluppi, fittizi ovviamente, e da allora sono passati 5 mesi. Non sappiamo nulla. E c'è questo insopportabile silenzio stampa che inizia a gravare realmente sul futuro del gioco. L'unica cosa che abbiamo a disposizione è una singola carta, il nome del prossimo set ed una promessa di digitale, che riflettendoci non è poca roba, si è consapevoli di ciò. Dietro c'è un lavoro gigantesco per correggere bug e compagnia cantante e solo per lo sviluppo della piattaforma online è richiesto un impegno enorme.
non si creano giochi dall'oggi al domani. Ma il problema di fondo è che tutto quello che sta succedendo è dietro un muro. Mi spiego meglio. La Konami, ad esempio, la casa sviluppatrice di videogiochi, famosissima per perle immortali come Metal Gear Solid, Castlevania e la serie di Silent Hill, in data 18 gennaio 2022 ha messo in commercio la versione digitale ufficiale di Yu-Gi-Oh! Chiamata Master Duel. Arconte, non puoi fare un paragone. Il gioco che parla delle vicende di Yugi, Seto, Joy e compagni è un colosso, uno dei grandi tre presenti in mercato. Fermi, non voglio soffermarmi sui numeri, ma bensì sulla campagna di promozione del videogame. Perché ora come ora su piattaforme come YouTube e il sito Viola si sente parlare molto di questa novità? La spiegazione è semplice, se ne è parlato in anticipo. Infatti, 6 mesi prima della pubblicazione, sul canale YouTube Official Yu-Gi-Oh! Trading Card Game è stato annunciato il lancio del gioco, proponendo all'utenza un piccolo assaggio di gameplay di quello che sarebbe stato, di lì a poco, un fenomeno mondiale con più di 10 milioni di download in meno di un mese. E durante la crescita si sentivano ogni tanto notizie arrivare sul fronte di sviluppo. Abbiamo incrementato questo, fissato quest'altro, cambiato quest'altro ancora, migliorato il menu, peggiorato lo stile di gioco, riparato quest'ultimo. Insomma, hanno fatto un qualcosa di semplice ma estremamente efficace, ovvero hanno coinvolto l'intera community facendo sapere loro che i lavori, sì, erano in corso, ma procedevano per il meglio, atti a fornire a chi duellava un prodotto degno di nota. Hanno inoltre coinvolto dei content creator per la fase di testing, permettendo loro di parlare dell'esperienza vissuta attraverso dei video sui rispettivi canali di appartenenza, accrescendo ancor di più l'hype. Ed è per questo motivo che, quando il gioco è stato reso disponibile al pubblico, ha fatto letteralmente il boom. La comunicazione efficace e capillare che è stata fatta prima del lancio ha sortito i suoi frutti. Dove voglio arrivare con ciò? Alcuni di voi lo avranno già capito. Perché la FFG non comunica? Qual è realmente il suo problema? La realtà dei fatti è che nessuno, o quasi, conosce la risposta a queste domande. La casa di produzione americana non è nuova nel mettere dei paletti di demarcazione tra quello che può o non può dire, con conseguente malcontento dell'utenza, dato che di solito quello che non comunica rischia di trasformarsi in un annuncio di fine licenza che vede automaticamente anche il termine della corsa di giochi strettamente legati a tali notizie. Vedasi Netrunner o Star Wars Destiny. Ed è qui che mi chiedo, perché? Perché non dare qualche assaggio? Mi rivolgo alla FFG. Nell'annuncio della pausa di Keyforge è stato detto che il set è pronto. Bene, iniziate a pubblicare qualche spoiler. Date all'utenza quello che vuole. Un anticipo sulla nuova espansione. Riaccendete l'interesse. Anche in fase di pandemia siete riusciti a creare qualcosa come le avventure multigiocatore e gli Impossible Deck, che, per carità, hanno lasciato il tempo che trovano, ma almeno sono stati degli strumenti che mi hanno personalmente incuriosito. Permettete alla Stainless di divulgare, non dico video dove si testa la piattaforma online, ma anche solo delle immagini per dare all'occhio la sua parte. Risulterebbe essere un chiaro segnale che realmente ci state lavorando. Perché questo silenzio assordante? A che pro? Non vi rendete conto che il non aver notizie sta portando questo gioco alla rovina? Che se non fosse per la community che organizza eventi da 150 forgiatori o campionati che durano mesi, ci sono i video su questo canale che lo dimostrano, di Keyforge non si sentirebbe neanche più parlare? Cosa vi costa pubblicare una carta ogni tanto? Dire, ehi voi, eccovi il nuovo servitore degli Equidon mercante in fiera! D'altronde, con il Ribelle di Marte lo avete già fatto. Fateci sapere quali sono gli altri elementi di gioco, rendeteci partecipi.
Non vediamo l'ora di scoprire nuove frontiere, di viaggiare ancora in lungo e in largo sul crogiolo per osservare le sue meraviglie ancora e ancora. Quante volte, nella speranza di captare qualche notizia sul vostro sito, anche una singola comunicazione di servizio, ho controllato i vari annunci. Praticamente ogni giorno. E come ogni giorno, da 5 mesi a questa parte, deserto. Allora, la domanda che voglio rivolgervi è la seguente. Volete chiudere il gioco? Fantastico, fatelo pure, ma ditelo. Oh, 5 mesi di nulla sono tanti, senza avere notizie. Comunicatelo. Guardate, con tutto il bene che vi vogliamo, dobbiamo chiudere il gioco. Ottimo, continuerò a divertirmi con i vari TCG ai quali giocavo anche prima di settembre 2018. O, se vorrete continuare, e me lo auguro con tutto il cuore, ditelo, rendeteci partecipi. Insomma, sia in un caso che nell'altro, fateci sapere qualcosa. Non è proprio il massimo comportarsi come se qualsiasi sviluppo o meno sia a porte chiuse. Qui ci si sente presi un po' in giro e chissà se quando deciderete di rilanciare il gioco, se ci sarà un rilancio, troverete la community a supporto, sempre se, dato l'andazzo, ci sarà ancora una community. Mi rivolgo ora a quest'ultima. Questo video è stato pensato molto a lungo prima di essere messo su carta e sviluppato fino ad essere pubblicato oggi. Se avrete la possibilità e vi sarete rivisti nelle parole che sono state dette in questo contenuto, vi invito a condividere il video il più possibile, così magari, chissà, con un po' di fortuna qualcosa si verrà a sapere. Chissà. E voi, cosa ne pensate di questa situazione? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare aggiornati sulle nuove uscite settimanali, lasciare un like e commentare e condividere questo contenuto con i vostri amici. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.